È stata inaugurata al Rondò di Piazza Dante nel pomeriggio come prologo e nel contesto di Inea 2023 la mostra 11 porte per 100 anni patrocinata dall'associazione 11 comuni per Imperia, prodromo delle celebrazioni estive per il centenario della città che si svolgeranno negli 11 ex comuni. Ce ne parla Gabriele Oreggia, uno degli organizzatori della mostra. Sì, certo, il Comitato San Giovanni ha voluto questa manifestazione anche a Oneglia e la nostra associazione, gli 11 comuni, ha deciso di spostarsi anche a Oneglia per questa manifestazione. Siamo qua nella Galleria Rondò con tutte e 11 le porte, con tutti i rappresentanti appunto delle porte, e adesso tra qualche minuto faremo un'inaugurazione ufficiale con l'intervento della dottoressa Badano che ci parlerà dell'unificazione, o meglio dei documenti su Oneglia, e poi successivamente ogni rappresentante illustrerà le porte così come abbiamo fatto a Porto Maurizio. Cosa rappresentano le porte? Sono un po' una imitazione delle porte di Valloria, ma noi quest'anno le abbiamo volute fare itineranti, cioè mobili. Perché? Perché quest'anno, quest'estate, organizzeremo a livello degli ex comuni, in tutti gli ex comuni, una manifestazione culturale, e lì riesporremo appunto le porte in questa manifestazione culturale che è iniziata l'8 scorso a Calamagna, poi proseguirà con Molteno, con Montegrazie, con Torrazza e con tutte le altre, Oneglia, con tutte le altre, gli altri piccoli comuni, e poi concluderemo con Porto Maurizio a ottobre. L'ultima manifestazione verrà fatta a ottobre appunto a Porto Maurizio. Cosa faranno le frazioni, gli ex comuni? Ce ne parla Gabriella Badano. Oggi frazione, ex comune autonomo, ha realizzato una porta e durante il periodo estivo e autunnale realizzerà anche un'iniziativa molto diverse una dall'altra, ma nel luogo specifico, per valorizzare le peculiarità di quel luogo ma anche condividerle con tutti gli altri. Come voi potete vedere, queste 11 porte sono l'espressione dell'anima della città, che è diversa ma che ha saputo in questi 100 anni trovare un percorso comune che speriamo continui negli anni 2000.